Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno. Il programma è il primo vero piano economico riguardante gli altri quali. Questa è una cosa sostanzialmente diversa da quello che viene detto sempre da tutti. Solitamente si sente sempre dire che il marmo è di tutti e non è soltanto di pochi. Per noi invece è una cosa differente. Non è il marmo che è di tutti, sono le altre quali che sono di tutte. Tutti noi abbiamo avuto in dono queste montagne e se il marmo è la prima cosa che ormai siamo abituati a conoscere, non è neanche la più preziosa. Non viene mai detto, non viene mai fatto conoscere che sotto le Alpi Apuane abbiamo il tesoro dell'acqua. Abbiamo il bacino idrico naturale più importante di tutta la Toscana, uno dei più importanti in Italia, e le nostre sorgenti sono continuamente o inquinate o a rischio inquinamento. Quindi questo vuol dire che il tesoro più importante non sta fuori dalle Apuane, ma sta dentro le Apuane, perché fino a prova contraria i soldi non si possono bere, l'acqua sì. Quindi il nostro programma non è soltanto per avere più soldi possibile dal marmo, ma è quello di riuscire a avere più soldi di quelli che si hanno adesso, perché il marmo non si coltiva, non c'è la coltivazione del marmo, per ottenere il marmo c'è distruzione. Quindi se gli industriali distruggono un bene nostro, devono contribuire e non contribuire al minimo o decidere loro quanto contribuire, perché ci sono delle leggi ben precise che dicono che loro possono arrivare a contribuire fino a un 13%, 8% a livello della legge comunale sugli archi marmiferi e un altro 5% derivato dalla legge regionale del 78, del 98 e conseguente PRAE. Quindi il comune potrebbe arrivare a ottenere fino a un 13% su qualsiasi tipologia di marmo, in blocchi o in scaglie. Nel nostro programma capiamo che ci sono anche delle difficoltà di estrazione, capiamo che ci sono delle problematiche di mercato, capiamo tante cose. Però, ad esempio, non accettiamo assolutamente che ci sia un discorso così sfavorevole tra i blocchi e le scaglie. Noi possiamo dire noi faremo e dare un piano, che adesso Francesco entra nel merito di questo, un piano che non solo preveda il prendere soldi in più dal marmo, preveda anche uno sviluppo turistico reale della montagna, non solo delle cave, della montagna, preveda che questi soldi che prendiamo in più possano ricadere sulla cittadinanza. In che modo? Possiamo farlo, ad esempio, sviluppando altri settori. Noi abbiamo il mare, abbiamo la montagna, abbiamo un luogo spettacolare. Quindi noi dobbiamo, con quei soldi, sviluppare questi settori. Ma queste risorse non possono essere i 15 milioni attuali o i 20 milioni contrattati con gli industriali. Non è una contrattazione con gli industriali. Esistono leggi ben precise. Il fatto che dal 95 siamo senza concessioni è contro la legge, bisogna dirlo, non è come è stato detto da questa amministrazione si va con la legge stessa. No, esiste una legge, esiste un richiamo della Corte Costituzionale che dicono che questo non può accadere. Esiste il fatto che le tariffe non sono su contrattazione con gli industriali a tariffario, ma devono essere fatte sul valore di mercato effettivo. Quindi qua stiamo navigando in un mare di cose che non vanno. Le terre devono essere smaltite. Nel 2005 venivano smaltiti circa 700 tonnellate di terre. Nel 2009 erano poco più di 300.000, con un incremento in realtà di blocchi del 5-6%. Quindi sono aumentati i blocchi, è aumentata l'escavazione, le terre sono diminuite del 60%. Quindi questo ha portato anche un danno economico al comune di circa 1.800.000 euro, perché se le terre fossero state smaltite come nel 2005 ci sarebbero state delle entrate di circa 1.800.000 euro in questi 5 anni.
Milano. Abbiamo un ravanetto sopra miseria che è spaventoso, perché vengono portati via i detriti e vengono lasciate le terre. Cioè, è pericolosa questa cosa, non è soltanto un discorso di entrata, è un discorso di legge che prevede lo smaltimento, è pericolo sul territorio e non è più accettabile questo. E queste terre vengono portate appunto a valle durante le forti precipitazioni, poi le ritroviamo nell'albero in primis del Carione e periodicamente va ripulito e quindi escavato a spese della collettività, tanto per chiudere appunto il cerchio della politica che è stata portata avanti in questi anni dalle varie amministrazioni. Scendendo un po' più nel particolare, la nostra proposta è quella di portare la durata delle concessioni delle cave a 15 anni. 15 anni, ricordiamoci che oggi invece siamo a quota 29 anni, 29 anni con rinnovo automatico. 29 anni con rinnovo automatico significa praticamente concessioni perpetue. La nostra proposta invece è di scendere a 15 senza il rinnovo automatico, come del resto la legge prevede, perché le concessioni vanno messe all'asta e non mercanteggiate in modo arbitrario tra un'amministrazione e una controparte. Quindi con la possibilità anche di spuntare alla fine un introito maggiore, perché se una cava rende, verosimilmente ci sono più industriali che sono disposti ad accaparrarsela pur di spendere cifre superiori. Anche perché oggi poi il meccanismo è un meccanismo contorto. La tariffazione che viene attualmente e che è attualmente in vigore prevede un onere maggiore per le cave che danno i marmi più scadenti. Per cui alla fine chi ha cave da cui estrae, chi gestisce cave da cui estrae i marmi più scadenti, paradossalmente paga una percentuale rispetto al guadagno, paga una percentuale superiore a chi ha le cave migliori. Ora si dà caso che verosimilmente questi industriali abbiano tutto l'interesse ad accaparrarsi in un'asta le cave migliori, visto che il loro guadagno, secondo le stime di Legambiente, aumenterebbe all'incirca del 27%. Penso che non serva essere industriali del marmo per capire che l'offerta sia più che allettante. Altro punto che è fondamentale nel programma è il discorso, il punteggio, nel senso che non abbiamo intenzione di limitarci soltanto a chi offre di più, ma anche all'aspetto qualitativo, cioè quello di assegnare praticamente un punteggio a quei progetti industriali che garantiscono una ricaduta occupazionale sul territorio. Quindi avrà più punteggio e quindi sarà favorito nella concessione, nell'ottenimento della concessione, chi garantisce appunto la lavorazione in loco, proprio per evitare che si tratti semplicemente di un sfruttamento di rapina, anche perché, come abbiamo già detto, le cave non sono coltivate, ma in realtà c'è una estrazione del marmo, quello che togliamo non l'abbiamo più, e quindi va valorizzato nel migliore dei modi, altrimenti sono flussi in uscita che producono soltanto danno, come ben sanno quelli che abitano lungo le strade del marmo. Altra condizione è quella di assegnare le concessioni esclusivamente alle cave che danno una percentuale di blocchi significativa rispetto alle scaglie. Quindi è inutile tenere aperta una cava che dia il 90% di scaglie e il 10% di blocchi. Questo significa semplicemente distruggere la montagna e non dare, o comunque dare occupazioni ricadute minime sul territorio. Quindi preferiamo appunto in questo caso una chiusura a favore appunto delle cave che hanno alte produzioni di blocchi e ricadute appunto sul territorio legate alla lavorazione. Lavorazione, ricordiamoci, non solo
industriale, ma anche lavorazione, dal nostro punto di vista, anche artistica e artigianale legata al design. Tutte attività che si possono benissimo sviluppare sul territorio. Anche perché secondo il nostro intendimento è quello di aprire un distaccamento della facoltà di architettura proprio finalizzato allo sviluppo di questo settore, nonché il potenziamento appunto della Scuola del Marmo, dell'Accademia di Belle Arti, cioè di tutti quegli istituti che si occupano di lavorazione e di arricchimento del territorio utilizzando la risorsa marmo e non semplicemente una miniera da cui prendere del materiale più o meno pregiato e portarlo immediatamente via. Questo sicuramente favorisce anche un mantenimento delle montagne, un mantenimento del paesaggio, un mantenimento di quello che è l'ambiente con le sue peculiarità, le sue ricchezze, e soprattutto favorisce anche un minore inquinamento. Non dimentichiamoci che cosa è ad oggi il problema delle polveri sottili e l'inquinamento che in realtà non vediamo, l'inquinamento delle falde acquifere, ma anche l'inquinamento dell'aria. Cioè, chiediamo appunto di realizzare delle lavorazioni che siano appunto compatibili con quella che è l'attività umana e la possibilità di vivere in questo territorio. Ovviamente non è da trascurare il problema del ripristino della cava a fine lavoro. Quindi si chiederà una fideiussione proprio per far sì che gli industriali delle cave non scappino appena la vena di marmo si esaurisce, ma in qualche modo il comune si possa rivalere sulla fideiussione proprio per obbligare a ripristinare, almeno laddove possibile, quella che è la montagna. Ovviamente molta attenzione è anche alle regole. Le regole sono le regole di escavazione legate al progetto, a un progetto di escavazione, agli orari di lavoro, per cui non possiamo accettare che nelle cave si lavori di notte, che nelle cave si lavori nei giorni festivi. Per questo motivo pensiamo all'istituzione di una polizia mineraria, cioè quindi a un controllo effettivo su come viene attuata la lavorazione al monte, proprio perché sappiamo che è un materiale di pregio, perché sappiamo che è un materiale che una volta tolto non avremo più. Saranno forse suggestive vedere quelle immagini dell'Ottocento in cui avvenivano le grandi varate del monte con montagne, con le mine che portavano alla luce le vene di marmo, in realtà non facevano altro che provocare grandissima distruzione nella montagna, ma anche distruzione del bene stesso, perché poi in realtà provocavano detriti, tonnellate di detriti e ben poco materiale. Per quanto riguarda la tariffazione, che appunto noi abbiamo intenzione di slegare, come la legge prevede, dal mercanteggiamento che finora il nostro sindaco ha fatto, per quanto riguarda la tariffazione siamo per l'idea di applicare fino al 10% del valore di mercato, in modo tale che per una tariffazione comunque progressiva, in modo tale che si rispetti il giusto guadagno anche per chi lavora, per chi ha le concessioni, perché è giusto che chi ha marmo migliore paghi di più e chi ha marmo peggiore paghi di meno, al contrario, come dicevo prima, di quello che avviene oggi. Con questi provvedimenti si conta di arrivare ad circa 40 milioni di introiti per il comune, 40 milioni che appunto possono essere effettivamente un volano di sviluppo e un volano per tutta l'economia, ma anche per quella che è l'immagine comunque della città. Ovviamente non sarà più possibile smaltire le terre
come è successo in questi ultimi anni, perché appunto legato al fatto della polizia mineraria, che appunto potrà effettuare controlli sistematici su come avviene la lavorazione. Ovviamente siamo per disincentivare l'esportazione dei blocchi. Ovviamente, cioè, se fosse tutto applicato ci sarebbe una buona ricaduta sulla cittadinanza, quindi saremmo tutti contenti. Siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno.